prego, Emma. Bene. Come va, Emma? Un po' di emozione. Respirone. Vado. Dai. Fra dare e mare. Mare. Ghigliottina. Quella. Respiriamo. Preferisci scomparire oppure divertire? Scomparire. Ghigliottina. Eroe. Idolo. Eroe. Ghigliottina. Ripartiamo, Emma. Non ti avvilire, dai. Pozzo. Pazza. Pozzo. Ghigliottina. Andiamo, ultima scelta. Difendiamo 40.000 euro se puoi, Emma. Scegliendo bene fra delizia oppure delirio. Delizia. Ghigliottina. No, tutt'altro che una delizia, era delirio insieme a pazza, idolo, scomparire, mare. Per 20.000 euro, Emma, un minuto da adesso per trovare la parola vincente. Dai. Emma, senza ripensamenti, il tempo che se n'è andato, ce n'è una tra tutte e cinque che ha acceso di più la tua fantasia e il tuo intuito? In realtà non c'è stata una scintilla vera e propria. Vera e propria. Vediamo. Io. Chissà se già cominciano in rete, nei siti, a scrivere nelle pagine, chat. Cioè, la parola stasera è, intanto quella di Emma è, potenza. Allora, la potenza, prego. Sono partita da delirio di potenza, quando magari una persona è particolarmente mitomane o comunque crede di avere tutto sotto controllo, quindi un delirio di potenza. Io, Emma, non te voglio avvilire, ma quello è di onnipotenza, però va bene. La potenza del mare. Certo, e quella c'è. La potenza di un idolo, ad esempio nell'idolatria. Certo, quello sì. E una potenza pazza, non lo so. Potenza pazza. E scomparire non è pervenuto. La potenza di scomparire, che ci vorrebbe, alle volte uno non c'ha abbastanza potenza per scomparire. Scomparire potenza, no. Scomparire a potenza potrebbe essere il titolo di un bel romanzo. Tutti, sì. Sì, sì, beh, bello, d'amore, sentimentale. Esatto. Beh, tra poco, dopo il TG1, il nostro nuovo telefilm, Scomparire a potenza. Due puntate di... Bello. Che no. Guarda, io ce l'ho... Guarda, il titolo di... In un eremo. Depositalo, perché io ci metto una grande storia d'amore con tante puntate. Che poi un po' riappare, poi riscompare. Sì. Allora, delirio di potenza, pazza, potenza pazza. La potenza del mare, certo. Scomparire è l'idolo, la potenza è... No. Ma... Appunto, visto che idolo, un attimo, ti ci sei soffermata, la potenza di un idolo, no? La potenza di un idolo, è vero, guarda,
Proseguiamo andando a trovare la parola che vince stasera, che ti fa vincere stasera. Certo, la potenza di un idolo, magari di un cantante che ami. C'hai un beniamino, un attore, un'attrice, una cantante, un cantante. Tu? No, in realtà no. Beh, sei andata mai a un concerto? Sì. Dal vivo? Sì. Campovolo pieno, San Siro. In quel momento è vero, chi è lì sopra è l'idolo della... Della? Della folla? Beh, San Siro pieno, tutti che saltano e ballano insieme alla tua canzone, se non sei l'idolo della folla lì, non lo sei più. E quindi allo stadio c'è un mare di folla che corre ad ascoltarti cantare e suonare e poi dice, ma non t'ho visto più, sei scomparso nella folla. L'idolo della folla, Via dalla pazza folla, che è un film del 1967, ma c'è stato anche un remake del 2015 tratto da un libro, da un romanzo di Thomas Hardy, e poi La folla in delirio per acclamare qualcuno. E allora, vabbè, ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo provato, un mare di folla, scomparire nella folla e poi l'idolo della folla, Via dalla pazza folla, una folla in delirio, la parola di questa sera è folla. Sicuramente c'è folla per seguire il TG1 come sempre. Rimanete con noi, folla su Rai 1, tantissima folla. Per noi siete persone, siete amiche e amici. Grazie, buona serata. Grazie.